Il grande successo ottenuto dalle 22 mostre estive che si sono tenute a Villa La Montagnola al 10° chilometro della via Chiantigiana che da Firenze porta a Greve in Chianti, Franca Albergucci ci ha nuovamente convocato nella prestigiosa residenza chiantigiana che lei dirige per l'ennesima mostra d'arte. Allora non era solo la bella stagione che portava tanti visitatori alle mostre della Montagnola, ora siamo in pieno inverno, siamo in prossimità del Natale e qui c'è un pubblico strabocchevole, forse superiore a quello che veniva. Qual è stato il miracolo? Ma probabilmente perché gli artisti che ho invitato meritano veramente di essere visti. Il miracolo forse anche è stato di queste belle trasmissioni che hai fatto tu, che hanno portato sempre gente nuova e poi anche quelli che sono sempre venuti, si sono ripetuti, per cui le mostre hanno avuto un grande successo e vedi che poi continua, io sono contenta. Allora, intanto presentiamo gli artisti, poi c'è il professor Trotta che è di fianco alla nostra bellissima cameraman Moira che fra un po' presenterà criticamente la mostra. Ricordiamo i Guarnieri, sono i fratelli Guarnieri, mostra di opere, di quadri, sono tantissimi. Tu che hai allestito la mostra? Non li ho contati, ti dirò, però perché sono immensi poi, ma sono tanti, sì, ma non li ho contati. Tutti di grandi dimensioni, non avevamo mai visto un affollamento non solo di persone ma anche di opere d'arte alle pareti della Montagnola come in questo frangente. Sì, veramente. Quindi due artisti prolifici. Penso di sì. Penso che meritano veramente un grande successo. Allora vorrei che ci raggiungesse il professor Giampaolo Trotta, storico dell'arte, storico dell'architettura e in questo frangente però critico d'arte che presenterà i fratelli Guarnieri. La mostra che inauguriamo stasera, che è la prima personale dei fratelli Guarnieri, direi che può sorprendere per più motivi e tutti altrettanto validi. Si potrebbe parlare sulle opere dei Guarnieri direi addirittura per ore, perché nonostante sia la loro prima mostra, la loro prima uscita in pubblico e nonostante che poi non siano molti i tempi da cui, ai quali si stanno dedicando alla pittura, perché provengono da altra formazione di cui cennerò fra breve, nonostante dico che questa sia un pochino proprio la prima uscita, come dicevo, in pubblico, presentano già una forza, un vigore, delle caratteristiche tali che fanno immediatamente intuire come ci si trovi veramente di fronte a due nascenti artisti. I Guarnieri come formazione vengono da una formazione, diciamo, nel senso più nobile del termine, artigiana. Figli di un artigiano nell'arte del legno tipicamente fiorentino e l'arte tipicamente fiorentina, quindi affondando le radici nell'humus più tradizionale di questa nostra Florenzia, si sono mano a mano evoluti in questo ambiente di bottega artigianale. Uno dei fratelli per diventare architetto e designer, l'altro per dedicarsi in modo completo all'arte della lavorazione del legno e della produzione di mobili artistici. In questo ambiente, in questa che quasi potremmo chiamare una bottega artigianale di concezione rinascimentale, quindi nel senso più pieno del termine, si formano i due giovani artisti e infatti ben presto alla manualità del fare col legno, della costruzione di modelli lignei, modelli anche per l'architettura, come proprio erano i vecchi architetti, i vecchi pittori, i vecchi scultori del Rinascimento. Basti pensare a Baccio d'Agnolo, tanto per fare, o a Giuliano da San Gallo, che sono nati proprio nell'arte della bottega del legno, formandosi in questa temperie, si sono evoluti in senso artistico, al di là però della grafica, del design, della progettazione di mobili, approdando alla pittura in senso stretto, quindi riunendo quelle arti del disegno come era in antico, quindi formazione diciamo classica, formazione tradizionale. Però questa formazione tradizionale non vuol dire che porti i due fratelli ad una pittura
convenzionale, quindi figurativa nel senso tradizionale, magari avvicinandosi nei tempi più a noi di derivazione post-macchiaiola, tanto per intenderci, assolutamente no. Già la tecnica è un ibrido interessantissimo fra la tradizione, fra quello che è proprio la tradizione fiorentina e antica in senso lato, e una modernità del concetto. E diciamo due parole su questo che è la loro tecnica. Essi fanno una sorta di affresco, che non è l'affresco in senso tradizionale. Sulla tavola spandono una miscela che si può definire una sorta di stucco, diciamo una tecnica mista sostanzialmente di gesso, di pozzolana, di altri materiali, in cui imprimono, mescolano i pigmenti, il colore, e ancora quando è fresca, questo strato è ancora morbido, la incidono, la perimetrano in modo tale che diventi quasi un bassorilievo, ancora di più l'unione fra scultura, architettura e pittura e arti minori che dicevamo all'inizio. Su questa tecnica, quindi, che è antichissima ma nuovissima ad un tempo, essi imprimono il loro far pittura, che va dal figurativo, e abbiamo molte immagini di donne, frammenti di volti umani, volti, ritratti, nature morte di fiori, eccetera, fino all'informale più puro. Qui alle nostre spalle abbiamo una bellissima veduta di New York, che in questi toni cupi, in questi toni, diciamo fra virgolette, smorti, riesce a cogliere completamente lo spirito modernissimo della metropoli, con un fare pittura che affonda le radici nelle tradizioni anche dei colori tonali bassi tipici degli ocra, dei cupi della Toscana, ma con un'invenzione moderna che è vicina proprio a sperimentazioni tra l'altro proprio americane della pittura. Ma anche l'informale è interessantissimo. Ad esempio, ci sono dei muri, io li chiamo muri perché sono proprio muri graffiti, tagliati, incisi, solcati fino a arrivare all'essenza del legno che sta sotto, per tirar fuori la natura su cui nasce, sorge e esce l'opera d'arte. Ricordano alcune opere informali di Celiberti, altre addirittura di Antonio Pedretti, che sono fra l'uno informale puro, l'altro tra il formale e l'informale, forse più interessanti dell'Italia contemporanea. Quindi una miriade di esperienze. Ci sono riferimenti a Mario Schifano in alcune barche al vento, in cui il mare, pur essendo mare, diventa quasi un taglio di colore nel legno, come faceva Mario Schifano. Quindi un'esperienza poliedrica da cui sicuramente poi nascerà un loro futuro far pittura più direzionato, io immagino, perché ora le esperienze sono a vasto raggio e a vasto spettro, ma qualunque sarà la pittura loro futura, o nel campo informale, astratto, o nel campo figurativo, con ascendenze addirittura dalla pittura degli anni 30 fino agli anni 60, fino alla pop art, qualunque dico sia la loro futura via, sarà sicuramente una via interessantissima. Io mi aspetto veramente molto da questi due straordinari maestri di pittura che abbiamo la fortuna di avere a Firenze. Come ho detto in apertura, con Frank Albergucci, sono tantissime le persone salite stasera alla Montagnola per l'inaugurazione della mostra dei Fratelli Guarnieri. Ne scegliamo uno perché la presentazione del professor Trott è stata molto lunga e noi non l'abbiamo interrotto, perché è stata una disquisizione dotta sulla pittura dei Fratelli Guarnieri, e quindi la manderemo in onda integralmente a sacrificio magari di qualche altra testimonianza. Però non potevamo tralasciare fra il pubblico Sergio Forconi, che abita a pochi passi dalla Montagnola e quando ha un'ora libera dai suoi impegni cinematografici e teatrali viene sempre a godersi queste inaugurazioni. E devo dire una cosa, io devo fare i complimenti a questi due fratelli, perché è una cosa eccezionale, veramente. Cioè, io non sono un intenditore come il professore Edo ha parlato prima di me, però io guardando questi quadri, perché poi sono quadri, ma mi sembrano anche delle sculture, cioè ti danno, cioè mi mettono allegria, insomma, ecco, veramente.
Guarda, io ho guardato tutti, ora qualcuno proprio no. Ecco, che effetto ti fa? Tu conoscevi la Montagnola quando non era un albergo, quando era un po' mal ridotta, diciamo. Sì, ecco, sì, vederla ora così splendente, infatti, e arricchita di mostra in mostra con queste... Queste iniziative l'hanno riportata veramente a un livello eccezionale, veramente. Questa... Cioè, è bello, ecco, è bello qui, è bella la zona, e poi questa mostra è fantastica. Beh, allora, noi i fratelli guardiamo perché bravissimi. Guarda, ti lasciamo scappare perché non sono un intenditore, però mi mette uno stato d'animo allegro. È la funzione. Allora, sono le 8 e tu devi correre al teatro in via Fanfani perché c'hai anche stasera. Sì, come e le Scala Commedia, sì. Barroccini di via dell'Ariento, mi raccomando, venite al Teatro Nuovo in via Fanfani. Se voi venite ci fate piacere. Prossimo film invece che vedremo? Il prossimo film, ora siamo un po' in trattative con alcune produzioni, però ancora non ci si può sbilanciare. Vabbè, intanto godiamoci queste mostre a Villa La Montagna. Beh. E qui abbiamo riunito tutta la famiglia Guarnieri, il padre Renzo, poi Roberto, Rodolfo e Roberto. Quindi come mai la R? Questa R è un po'... Come un leitmotiv. Io mi chiamavo Renzo e per non andare... Si mette i mesi tutti i nomi uguali, con l'R. C'è Rosaura anche. La prima è la Rosaura. Roberto e Rodolfo. Allora, quanto... Noi, io e la mia moglie ci troviamo così. Lei in che anno ha iniziato? Io l'ho letto qua nelle note, ma vorrei che lo dicessi. Lei ha iniziato a fare l'artigiano, a lavorare in legno. Sì. In che anno? Io ho principiato a fare il falegname... facevo la seconda elementare e andavo a raccattare i succioli da un falegname in via della Fonderia. Era il 1900? Il 1913 più 6, 1919. Allora, voi invece... Io dei mestieri ho fatto il primo, i parrucchieri. E mi feci tutta la rapa perché non volevo lavorare la domenica. E allora in via Fosinghi, in un... Vabbè, però quando ha cominciato a portare a bottega Rodolfo e Roberto? Quando... E a insegnargli... Non me lo ricordo. Non se lo... Sentiamo loro se allora, si ricorda. Attualmente, no? Sì. Poi io c'avevo gli operai, Vabbè, sentiamo loro allora, quando avete cominciato a respirare l'aria della bottega? Quando non arrivavo all'altezza della pialla a filo. Da sempre, perché è sempre stato un trascorrere tempo insieme a lui e è stato così. Ecco, e avete subito, perché non tutti i figli si innamorano dei mestieri dei padri. Cioè, no, ma io pur fin frequentando da piccolo, magari... Ho sempre detto che avrei fatto il falegname, avrei lavorato il legno. In un primo periodo volevo fare il lattaio perché andavo a giro in bicicletta. Quindi era un grande amore. Allora, abbiamo perso un Bartali, però abbiamo trovato un artista. Questo sottile confine fra il grande artigianato e l'arte, quando si comincia a capire che stiamo per scollinare? Cioè, dal grande artigianato si entra nel mondo dell'arte. Sono stati i clienti, noi abbiamo avuto dei committenti bravissimi che ci hanno insegnato veramente tanto, ci hanno chiesto quello che noi ancora non sapevamo fare, ci hanno chiesto di mettere nelle loro case bellissime dove c'erano dei mobili molto importanti delle cose nostre e allora noi abbiamo dovuto fare un grosso sforzo per ricercare le tecniche, i materiali, il gusto e le proporzioni tipiche fiorentine che potessero andare bene per loro. Ci hanno insegnato a usare la foglia d'oro, la foglia d'argento, gli stucchi e tante cose. Ecco, molto della storia dell'arte è piena di storie di fratelli, qualcuno come i fratelli Taviani, altri importanti fratelli, i Della Robbia, hanno collaborato insieme artisticamente, altri sono stati divisi da grandi rivalità, ricordiamo gli Udi, Edoardo De Filippo e Peppino De Filippo. Voi avete sempre avuto questa sintonia di intenti oppure vi siete poi ritrovati lungo il cammino? Penso che la sintonia di intenti, quando c'è il rispetto reciproco, penso che non c'è dubbio, si va avanti nelle cose perché l'impegno è comune per arrivare a qualcosa di bello.
Come vi dividete i compiti nella realizzazione delle vostre opere? Bah, come facciamo per il resto del nostro lavoro? Cioè, noi viviamo la bottega come la nostra vita, siamo sempre lì. Quindi le cose che vengono fuori da un approfondimento continuo, da un confronto continuo, sia sui riferimenti, sulle mostre che andiamo a vedere, sulle cose che ci piacciono. Quindi ci sono le idee che arrivano dall'uno o dall'altro, e poi la critica, la voglia di fare e il confronto. E anche il confronto con gli altri, perché la nostra bottega è una bottega piccolissima, però ci abbiamo tante persone che ci aiutano dall'esterno. Ci abbiamo degli architetti, ci abbiamo dei pittori, ci abbiamo degli artisti che ci comunicano, che ci fanno stare un pochino fuori dalla bottega anche quando siamo a lavorare. Ecco, lo diciamo dov'è questa bottega, perché abbiamo parlato ripetutamente della vostra bottega. È su Lungarno Cellini, accanto a Piazza Poggi, sotto alle rampe del piazzale di Michelangelo. Diceva tuo fratello che voi vi mettete, vi confrontate sempre con le critiche. Oggi è la vostra prima uscita ufficiale, il pubblico qui è numerosissimo e quindi vi siete oggi messi proprio vi siete esposti, diciamo. Siamo più qui di quanto non facciate nella vostra bottega. Io penso che la critica è sempre costruttiva, quindi ben venga, ho tanta voglia di imparare cose nuove. Benissimo, allora i fratelli Guarnieri, Rodolfo e Roberto, vi aspetteranno alla Villa La Montagnola con le loro opere dal giovedì 7, cioè da oggi giovedì 7 dicembre, fino al 3 gennaio. Villa La Montagnola è aperta tutti i giorni, fin dal primo mattino, diciamo fino alle 10:30-11 della sera, perché ora è periodo invernale, quindi non si protrarrà l'apertura oltre questo orario, e c'è pure la comodità di venire a visitarla nel fine settimana, perché Villa La Montagnola è aperta tutti i giorni. Ora io mi vorrei recare in un'altra delle sale della Montagnola per la chiusura del nostro servizio e per gli auguri di Buon Natale fine anno da parte di Franca e Giovanni, che gestiscono la Montagnola e che hanno ripreso nel periodo invernale a proporci queste splendide mostre. Concludiamo con Giovanni e Franca il nostro servizio da Villa La Montagnola. Siccome la mostra si protrarrà fino al 3 gennaio, credo sia doveroso da parte vostra fare gli auguri di Natale e di fine anno, e invitare anche i nostri telespettatori a venire a visitare la mostra. Voi sarete sempre aperti anche nei giorni delle festività. Noi saremo sempre aperti. Siamo sempre aperti. Sì. Auguro a tutti buone feste e spero di vedervi a Villa La Montagnola in questo periodo, e colgo l'occasione per ringraziare anche Caffè Lumiere per la degustazione che ci ha offerto del suo caffè, e grazie. Giovanni però canterà in conclusione di ho cantato anche prima. Quali tutto brani proporrai? Tutto. Brani di opere e napoletane classiche. Sì, 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 grazie Giovanni, tanti auguri anche a voi. Grazie al nostro amico del caffè. Non hai detto come si chiama? Si chiama Clemente Lumieri. Lumiere. Sì. Ah, Lumiere proprio, quindi è un cognome importante il suo. Sì. Lei è parente dei fratelli Lumiere? No, ma però le piace il cinema. Sì, però io sono Lumiere. Sì. Anche i fratelli si chiamavano Lumiere, quelli che hanno inventato. E anche perché il caffè si chiama Lumiere, perché il caffè è molto buono, e perché il caffè possiede la luce e dà molto energia, è la ragione perché il caffè anche si chiama caffè Lumiere, come le fratelli Lumiere. Grazie. Bene, grazie, molto simpatico. Allora, grazie tante, ringraziamo Giovanni e Franca, vi ricordiamo la mostra dei fratelli Roberto e Rodolfo Guarnieri, si terrà a Villa La Montagnola al 10° chilometro sulla via Chiantigiana che da Firenze porta a Greve in Chianti, dal giovedì 7 dicembre fino al 3 gennaio 2001.